E siamo insieme a François Liget, presidente dell'Liget Automobile, in questo autobus senza conducente, completamente elettrico, un segno dei tempi che cambiano e del prossimo futuro. Je te présente à la République italienne, je dis que François Liget est le président de Liget Automobile et que nous sommes ici en cet autobus sans chauffeur. C'est le segno dei tempi che ont changé. Sì, in anteprima mondiale presentiamo questo veicolo senza conducente, completamente autonomo, elettrico, quindi molto ecologico. È guidato da telecamere e non avendo il conducente non serve avere il posto guida. Quando si sale si schiaccia il pulsante corrispondente alla destinazione desiderata, qui ci sono i pulsanti che prevedono le diverse destinazioni raggiungibili. Quindi si schiaccia il pulsante di destinazione e poi si dà l'ordine di andare ed il mezzo ti conduce autonomamente alla destinazione richiesta. La cosa interessante di questo progetto è che non servono infrastrutture particolari, si può andare su strada, le telecamere leggono gli ostacoli e questa operazione viene ripetuta migliaia di volte per far avanzare il veicolo dove non ci sono ostacoli e leggendo i parametri della strada. Questo veicolo è già collaudato? È in funzione in qualche città francese? Ci sono già dei contatti con le persone o aziende interessate? Penso in modo particolare ai comuni. Abbiamo avuto oggi diversi contatti di città interessate ad adottare il veicolo, ad esempio Clermont-Ferrand, che vorrebbe un veicolo per il trasporto persone in ospedale ed altri per l'immensa zona industriale, dove vorrebbero allestire una flotta per il trasporto degli operai all'interno della zona industriale. E anche alcune aziende di noleggio si sono interessate perché è un veicolo molto pratico nelle applicazioni concrete ed è anche un veicolo di immagine. Questo veicolo è applicato al trasporto persone, ma è anche possibile utilizzarlo per il trasporto merci nelle zone industriali? Sì, assolutamente. Qui facciamo la presentazione del veicolo di trasporto persone, ma c'è una seconda versione in costruzione, completamente piatta, per il trasporto merci e macchine utensili all'interno delle zone industriali. C'è anche lo sviluppo di una versione teleguidata per determinati percorsi nelle zone industriali. Il veicolo è completamente autonomo. Che tecnologia di trazione impiega questo veicolo? È un veicolo elettrico con batterie semplici al piombo e un piccolo motore elettrico. Abbiamo deciso di usare le batterie al piombo perché sono economiche, affidabili ed hanno funzionato perfettamente quando abbiamo collaudato il mezzo. Non abbiamo usato batterie al litio perché sono troppo costose e l'investimento richiesto era molto maggiore a cambio di prestazioni relativamente simili. L'altra cosa interessante è che si conosce il percorso, si sa a che velocità si circola e si sa dove si sta andando, quindi è semplice ottimizzare il consumo del veicolo e questo permette l'uso di batterie più semplici e meno costose. È già omologato questo veicolo per la circolazione stradale? Non c'è ancora un'omologazione, purtroppo non potrà circolare su strada perché non avendo il conducente non si sa a chi dare la responsabilità civile. È l'unica limitazione attuale, ma stiamo lavorando su questa problematica. Comunque attualmente può circolare solo in aree protette. Allora, è un problema molto particolare da risolvere perché è una cosa completamente nuova che ha bisogno di una legge nuova. Sì, ci vorrà una nuova legge per regolamentare la circolazione di questo mezzo, ma è anche una rivoluzione della mobilità, un nuovo modo di muoversi e che sarà il modo del futuro per quanto riguarda molti trasferimenti, ne sono sicuro. Per muoversi tra una ed un'altra città, per il trasporto merci, per la mobilità di piccole distanze fino a 40 km o per completare il viaggio dalla fermata del tram fino alla destinazione finale. Questo veicolo ha una capacità di 6 persone, ma c'è la possibilità di aumentare la capacità? Si può aumentare la capacità di trasporto, ma non è l'obiettivo del progetto. Il progetto è mirato al trasporto persone, ma con dimensioni contenute, in modo da muoversi agevolmente in città, mobilità che solo le piccole dimensioni possono offrire. Questo mezzo deve essere in grado di percorrere le strade nelle quali gli altri autobus convenzionali non riescono a passare. Al limite si possono agganciare diversi veicoli, uno dietro l'altro, che insieme vanno ad una determinata destinazione. La tecnologia informatica è stata sviluppata anche da Liget oppure vi siete appoggiati ad altre aziende? Il progetto è stato sviluppato da 3 aziende. Liget Automobile, che si occupa della produzione dei veicoli. Aproget, che è una società che ha fatto la parte elettronica del veicolo, ed un ufficio della SMEA, che fa parte del Centro Nazionale delle Ricerche francese, che ha sviluppato la tecnologia delle telecamere applicate al veicolo. Bonne chance pour tous les projets, à la prochaine fois. Merci.